particolare e che riguarda le piazze, per cui dato l'ambiente in cui ci troviamo è proprio un argomento quanto mai attinente. Gemelleremo anche la nostra piazza, Piazza Italia, con un'altra piazza italiana ed esattamente con la piazza di Cantiano. Cantiano è una cittadina in provincia di Pesaro, io intanto mi avvicino, nella quale, come in altre città italiane, durante la Settimana Santa si svolgono delle manifestazioni importanti, belle e anche con delle radici antiche. Nella piazza di Cantiano si svolge ogni anno, per il Venerdì Santo, una ricostruzione storica della Passione di Gesù. Ricostruzione fatta dagli abitanti del paese, ognuno dei quali interpreta un personaggio, ovviamente che riguarda la storia della Passione, il processo, il Golgota, la Via Crucis. Ci sono tutti i personaggi, sono più di 300. Oggi qui ne abbiamo una piccola rappresentanza che vorrei invitare ad entrare, prego, dalla piazza di Cantiano, la turba. Jesus Christ. Eccoli qua, io non vorrei coprire nessuno, vedete, sono un gruppo ristretto, vi dicevo in origine, gli attori che danno vita a questa rappresentazione sacra sono più di 300, qui abbiamo ovviamente alcuni di questi protagonisti. Pensate che si tramandano questi ruoli di generazione in generazione, ognuno fa sempre quel ruolo, il figlio poi farà lo stesso ruolo che farà lui e così via. Infatti qui accanto a me, per esempio, abbiamo l'attore, che poi attore non è, è un cittadino di Cantiano, che fa Gesù Cristo. Si chiama? Mario. Mario. Ecco, lei da adesso, attualmente, da quanti anni fa Gesù nella rappresentazione? 9 anni. Da 9 anni. Prima di lei lo faceva qualcuno? Mio zio. Suo zio. E c'è già pronto il sostituto? Speriamo. Che è, come ti chiami? Marco. Marco. Tu lo sapresti già fare, Gesù? Sì. La sai già la parte? Sì. Hai già imparato tutto? Sì. Adesso tu puoi fare Gesù bambino nel presepio per il momento, però fra qualche anno toccherà a te fare il Gesù grande. Ecco, adesso poi ritornerò da Marco, intanto volevo brevemente presentarvi agli altri che sono venuti a trovarci e poi parleremo anche col coordinatore di questa manifestazione. Allora, qui abbiamo il signor... Tonino Ciuferri. Ecco, signor Tonino, lei chi rappresenta? Io rappresento Erode Antipa. Erode Antipa, che non è, insomma, era uno tanto buono, non era, l'hanno messo lontano dal bambino per questo. Perché sono un po' pericoloso. Lei ha una tradizione di Erode in famiglia? No, ma io da bambino come lui ho partecipato alla turba in veste di paggetto, poi di popolano, poi di apostolo, fino ad arrivare alla parte, diciamo, un po' più importante che è quella di Erode. Che è quella di Erode, mi raccomando, però cerchi di comportarsi bene. Sì, siamo bene. A Pasqua. Qui abbiamo un altro personaggio importante nella rappresentazione, che se non sbaglio è Ponzio Pilato. Sì, esattamente. Ed è che invece nella vita è? Medico. Medico, sì. Per cui... Io ho invece una tradizione... E come si chiama? Dica anche il suo nome. Marco Rosati. Marco Rosati. Perché mio nonno fece Pilato e mio padre pure fece Pilato per diversi anni. Ecco. E io ormai sono 11 anni che faccio Pilato. Avrà delle mani pulitissime. Beh sì, a forza di lavare. Perché ogni volta le fanno fare questa cosa. La coscienza, quella non lo sappiamo. Anche la coscienza. Anche la coscienza. Qui invece abbiamo un grande sacerdote, chi è? Chi rappresenta? Caifa. Caifa. Nella vita invece? Faccio il medico. Anche lei? Sì. Ecco, e come mai? I medici tutti sono molto presi da questo. Siamo portati... Ecco, lei anche, lei è novellino invece, no? Anche lei novellino è... non ho, diciamo, chi è che l'ha fatto prima di me, però io sono 9 anni che faccio Caifa. E ho iniziato bene, diciamo, la tradizione, perché ho un figlio e quindi speriamo di tramandare la parte di tramandare a suo figlio. Però lei ha anche l'aspetto imponente, del grande sacerdote, anche fisicamente. Certo, signori, non lo potevano far fare il grande sacerdote, a me, a lei, il grande sacerdote non lo potevamo fare, diciamo la verità. Allora, chiedo scusa se passo davanti. Qui abbiamo ovviamente la Vergine Maria, che è interpretata da Loretta Zepponi. Anche per lei una tradizione di famiglia? No. Da quanti anni? 9 anni. Da 9 anni, sì. Che fa questo ruolo, molto bene. E qui che personaggi abbiamo? Io sono Giuda, sono Roberto Donati.
e faccio il Giuda, chiaramente. Fa Giuda, anche la borsetta. Qui c'è la borsetta, c'è il prezzo del sangue, i miei 30 denari. Ecco, ma lei nella rappresentazione la fa proprio fino, cioè alla fine si suicida anche, no? Direi di no. No, cioè si ferma prima la rappresentazione. Decisamente anche quest'anno non mi succederò, quindi mi vedrete forse anche più. Ecco, da quanti anni fa Giuda? Io sono esattamente 7 anni che faccio Giuda, e ho preso le consegne da un signore che l'ha fatto per 42. Ecco. Quindi, 42 anni, non gli ha portato conseguenze, cioè non è che poi anche al di là, fuori del periodo della passione, la chiamano Giuda in paese. No, assolutamente. No, assolutamente. Insomma, lei che fa per vivere? Io, cioè, che di mestiere? Lavoro in alcune, ho preso una concessionaria di auto. Ah, ma... allora, mi raccomando, insomma, sia almeno onesto sui prezzi delle macchine. Qui invece abbiamo un centurione. Cirilli Maurizio Centurione. 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 Anch'io senza tradizione, diciamo, da parte familiare. Nemmeno il militare l'avrà fatto. Sì, militare vabbè, già quella continuo a farlo. È una cosa. E ovviamente i centurioni sono importanti. Non so se sono viste, c'erano anche delle immagini proprio dei centurioni che scortano Gesù nel Tempio per essere giudicato. Insomma, è una bellissima rappresentazione. Io vorrei che poi aggiungesse qualche parola a quelle che io ho detto il coordinatore, il signor Sergio Aloisi, che è qua, la pregherei. Ecco, signor Aloisi, si alzi pure. Io ho detto che è una bellissima tradizione questa di Cantiano, e tutto il paese praticamente vi partecipa. Ci sono, quasi tutte le famiglie hanno un personaggio nella tutte le famiglie hanno sempre avuto un personaggio in questa rappresentazione sacra. E è una cosa che ci tiene molto uniti anche questa tradizione, perché per tutto l'anno c'è gente che lavora per la turba, tutta la comunità di Cantiano lavora per... Ecco, mi ha detto fra l'altro che i costumi, avete visto, sì, che poi sono anche dei bei costumi, sono ben fatti, sono fatti in proprio. Sì, sono in proprio, ecco, si creano proprio delle scuole di sartorie, di falegnami. Ecco, intanto stanno andando in onda proprio quelle immagini a cui facevo cenno. Ecco, questo in Piazza Vediamo Liceoli. Anche ecco, delle scenografie anche avete sì, realizzato. Sì, appunto, realizzato in Piazza Liceoli queste scenografie, dove appunto viene rappresentato il processo, e qui ecco stiamo vedendo Gesù condotto davanti ai sommi sacerdoti, che poi i sacerdoti manderanno poi da Pilato per essere giudicato. Questo è un... È un pezzo molto bello. Fra l'altro, al di là di quello che avviene nella piazza, c'è una bellissima processione, sì, che è, diciamo, la rappresentazione della salita di Gesù sul allora, Calvario, Golgota, sì, che si fa proprio in un monte che sì, è vicino al Colle Sant'Ubaldo. Proprio, al Colle di Sant'Ubaldo, con una fiaccolata una molto sfilata bella. Sfilata che di tutti i personaggi che vanno a portare il Cristo in croce, quindi è molto suggestiva. Una cosa importante, vedere la gente in un momento particolare così disgregante, la gente che si avvicina, vede questa scena e si stringe la mano, per noi è una cosa molto gratificante. Beh, certamente è un messaggio di pace. Ecco, abbiamo una foto del paese. Noi vi facciamo gli auguri, e oltre a farli a voi... vi stavo dicendo che Cantiano rappresenta degnamente questa tradizione delle processioni e delle rappresentazioni sacre, però ci sono altri paesi, altre cittadine nelle quali la Settimana Santa è simbolo di manifestazioni sacre. Abbiamo visto per esempio delle foto che vengono da un'altra piazza con la quale ci potremmo gemellare oggi, la piazza di Castel Termini in provincia di Agrigento, dove ogni anno durante la Settimana Santa non sono attori a rappresentare la passione di Cristo, ma bensì delle statue che sono presentate da queste statue, c'è la Via Crucis, l'incontro fra Gesù e Maria, e il giorno di Pasqua, ecco vedete, il giorno di Pasqua c'è anche, viene rappresentata anche la resurrezione di Cristo, ed è ovviamente la festa più bella, quella della resurrezione della domenica. E noi vogliamo, con queste immagini e con questi personaggi, che fra l'altro devono ritornare velocemente anche al loro paese, perché questa sera c'è la rappresentazione sacra, e stasera c'è anche la Via Crucis del Papa, tutte le manifestazioni più importanti del Venerdì Santo, per cui vi facciamo poi scappare via in maniera che facciate a tempo. Con queste immagini, dicevo, e con questi personaggi facciamo gli auguri a voi che celebrerete la Pasqua assistendo a queste manifestazioni, e a tutti i comuni, a tutte le città che con grandi sforzi a volte organizzano queste cose che sono molto belle da fare sicuramente per voi, ma anche molto belle da vedere per chi ha il piacere di assistervi. Tanti auguri di cuore allora, e complimenti a Cantiano e a Castel Termini.